per ottenere l'erogazione di indennizi, oltre 100 indagati per truffa. Andrea Marini. Almeno un centinaio di infortuni sul lavoro simulati, false rotture di arti e particolari distorsioni ad articolazioni, tutti traumi di lunga prognosi, tutti sarebbero stati inventati. Per adesso indagate sono 110 persone con l'accusa di truffa, l'obiettivo è ottenere l'erogazione di indennizzi per importi dai 20 ai 42 mila euro da parte dell'Ebitem, l'ente bilaterale per il lavoro temporaneo. La Procura di Roma ha chiuso le indagini. L'Ebitem assiste i lavoratori ex Tirrenali, ovvero quelli avviati da agenzie per il lavoro. In caso di infortunio fornisce dei contributi integrativi a quelli erogati dall'INAIL quando l'inabilità temporanea o l'invalidità permanente si protraggono oltre la scadenza del contratto. In media dai 400 ai 600 casi complessivi l'anno. L'inchiesta riguarderebbe un centinaio di pratiche con dati non perfettamente coerenti e con qualche documento dell'INAIL che potrebbe essere stato falsificato. I fatti risalgono al 2016 per un importo complessivo di 2 milioni e 900 mila euro. Le indagini stanno pure verificando se oltre all'ente le richieste di risarcimento per i falsi incidenti abbiano portato ad indebiti rimborsi pure da parte dell'INAIL. Ad architettare la presunta truffa sarebbero stati tre funzionari cinquantenni dell'Ebitem, due uomini ed una donna, che poco dopo i fatti in oggetto si dimisero dall'impiego. Le richieste di rinvio a giudizio potrebbero arrivare a breve ed oltre ai funzionari dell'ente riguarderanno pure i lavoratori indebitamente risarciti.